Un cordiale saluto a tutti i partecipanti di questa Leoga Gallica 2020 che in questi 3 primi giorni di maggio ha coinvolto tante persone sia in Italia sia in Svizzera. Una bellissima manifestazione organizzata da Sofia Scanziani e per quanto mi riguarda coordinata dal mio caro amico Marco Frattini. La mia testimonianza è un po' particolare. Erano oltre 30 anni che non mi impegnavo mettendo un numero di gara. Per affrontare una distanza come quella della Leoga Gallica, 2222 metri, che è impegnativa. Bene, posso dirvi che di fatica ne ho fatta davvero tanta, ma poi la soddisfazione all'arrivo è stata davvero tantissima. Non mi potevo comunque fermare perché all'arrivo c'era mia figlia Anna col cronometro a rilevare il mio tempo. E poi ho avuto anche la soddisfazione nel pomeriggio di vedere proprio Anna con la sua amica Matilde e mia moglie Monica con l'altra mia figlia Sofia fare la stessa distanza. Ho fatto fatica, mi sono divertito molto. È stata anche un'occasione per riprovare a correre. Chissà che proprio questa Leoga Gallica che è stata organizzata in un periodo così difficile non mi ha data la spinta a riprovarci per stare meglio in salute, non certo per fare dei tempi. Ci ho messo 13 minuti, più del doppio di quanto ci mettevo quando ero un atleta praticante, però. Comunque dai, è stata davvero un qualcosa di particolare che comunque mi ha gratificato. Un saluto a tutti quanti e alla prossima Leoga Gallica.